Casa di Loreto. In un vano rettangolare attiguo alla chiesa di Santa Maria dell'Aiuto è custodita la replica della Santa Casa di Loreto, edificata intorno al 1740 per volere del canonico Don Lauria. Egli, dopo aver visitato il santuario principale, Loreto, volle a Catania una copia della Santa Casa, che la leggenda voleva trasportata in Italia dagli angeli. La storia della Santa Casa affonda le radici nelle leggende medievali legate alle crociate. Si narra infatti che nel 1291, dopo l'invasione della Palestina ad opera dei musulmani, la casa dove Maria era nata e dove aveva ricevuto l'annuncio dell'angelo Gabriele fosse trasportata agli angeli prima a Terzatto, vicino Fiume, e poi a Loreto, dove fu edificato il santuario. La casa di Catania rispetta le proporzioni di quella originale, ma non è una copia fotografica di quella. In alcuni particolari, i medaglioni laterali con le figure di Gioacchino e Anna, Giuseppe e Maria, i simbolismi legati alla virginità di Maria, risulta originale e rispecchia la religiosità settecentesca, nutrita di nuovi stimoli e conoscenze teologiche. L'edificio della Santa Casa è composto di due parti che si devono leggere in maniera conseguenziale. All'esterno è l'elegante rivestimento marmoreo con i personaggi del Vecchio Testamento e le sibille, che secondo la tradizione medievale avevano preannunziato la venuta di Cristo. All'interno dei pannelli, divisi dalle lesene scalanate, sono raffigurati episodi della vita di Maria. Primo pannello, la Natività di Maria. Quello della Natività di Maria è uno dei monumenti più rappresentati dai pittori rinascimentali. Dentro la stanza piena di donne festanti si consumano i momenti della tenerezza e della gioia. Secondo pannello, sposalizio della Vergine. Maria si congiunge a Giuseppe seguendo l'iconografia cara al grande Raffaello. Terzo pannello, Annunciazione. Nella piccola stanza entra di colpo la luce feconda di Dio, preannunziata dall'angelo Gabriele. Quarto pannello, Visitazione. Maria abbraccia teneramente Elisabetta, futura madre del Battista. Quinto pannello, Censimento. Fu a causa di questo censimento che la Madonna si trovò costretta a partorire dentro una grotta o una mangiatoia. Sesto pannello, Natività di Cristo. Gesù nasce per gli uomini di buona volontà. Settimo pannello, Ire e Magi. Vennero dall'Oriente catturati dalle profezie che parlavano di un nuovo re per l'umanità. Ottavo pannello, Transito della Vergine. Maria si addormenta tra gli apostoli che la circondano di affetto. Nono pannello, Traslazione della casa di Loreto. Gli angeli trasferiscono la Santa Casa dalla Palestina al Colle di Loreto, dove i pellegrini potranno ammirarla. L'interno della casa riproduce fedelmente quello dell'originale, con la sola differenza degli affreschi che non ricalcano i modelli medievali lauretani, ma interpretano le figure in maniera più moderna, così come voleva l'iconografia dei tempi del canonico Lauria che visse nel Settecento.